Il nuovo programma targato Radio Styles che vi racconterà come nasce una pagina social di successo. Tutti i giovedì dalle ore 22 fino alle 23 circa conosceremo chi c'è dall'altro capo della rete e scopriremo che talvolta sono molto più vicini di quanto crediate. Programma condotto da me, Luca, sarò ovviamente affiancato dall'insostituibile Styles alla regia e vi aspettiamo su www.radiostyles.it. E ora si parte, via! E ritorniamo, terza settimana di fila, qui su RadioStyles.it, qui con Social Evolution, questo programma condotto da me, che sono appunto Luca, che appunto va un pochino a raccontare, a scuriosare, insomma, che chi si nasconde dietro le nostre pagine social preferite e talvolta anche più seguite della rete, come vedremo anche questa sera. La settimana scorsa abbiamo avuto un ospite, Luca, che saluto, di Dante Umorista Alighieri, che appunto insomma ci ha raccontato effettivamente come è riuscito a unire, no? A mischiare in qualche modo cultura e anche grandi personaggi della storia e aforismi vari. Chiaramente il tutto rivisitato dalla sua pagina Facebook. Io saluto Luca. Questa sera in qualche modo, ma adesso poi lo andrete a scoprire, in qualche modo continuiamo questo, no? Questo filone. In cui appunto questi admin pazzi, probabilmente pazzi, hanno deciso di mischiare questi due grandi antagonisti, vorrei dire, che sono appunto la cultura rivisitata in maniera un po' ironica. Prima chiaramente di iniziare, come di consueto, io passo subitissimo la parola all'assistente alla regia questa sera, colui che conduce dal punto di vista tecnico questa trasmissione e non solo, testa di casa. Ciao testa, come stai? Ma che cosa c'è? Cosa che ti è venuto? Che c'hai? Che ho sentito? Che vuol dire? che hai detto? Che hai detto? Se lo dici tu va benissimo. Ok, perfetto. Sì, me la stavo riprendendo. No, ok, ci hai dato tantissime informazioni tecniche e non solo. Ti ringrazio. Vedo che siamo come radio un po' dappertutto, anche in luoghi a me sconosciuti, quindi da questo punto di vista mi dai anche qualche cenno geografico più tardi. Detto questo, io direi che a questo punto possiamo introdurre l'ospite di questa sera. Lui è Enrico, l'ho scovato sulla rete pochi giorni fa, a dire la verità, perché mi sono fatto trascinare da questa sua pagina che, come dicevo nell'incipit iniziale, effettivamente unisce due grandi temi in qualche modo. Io do subito il benvenuto a Enrico. Ciao Enrico, come stai? Ciao a tutti, intanto grazie per l'invito e sto bene, spero anche voi, insomma, spero di rispondere a tutte le vostre domande e tutte le vostre curiosità, insomma, riguardo a questa pagina che, come hai detto tu, unisce proprio due mondi che possono sembrare completamente diversi, che sono un po', come ho sentito anche nell'intervista di settimana scorsa al ragazzo dell'altra pagina, unisce un po' l'ignoranza e la cultura e per cercare di ottenere delle immagini che possono risultare divertenti.
Esatto, e tra l'altro questo grande mondo, no, che è Facebook, spesso ci rapisce, ci cattura anche proprio per queste immagini, come dicevi tu, che come nel tuo caso, diciamo, regala anche un sorriso. In realtà nel tuo caso, come poi anche nella settimana scorsa, ma parliamo di te questa sera, scusami, sì, regala un sorriso, ma in realtà dà anche quella, suscita anche curiosità, nel senso che talvolta, come spesso mi capita di fare, quando vedo un post che non capisco, inizio poi, no, a scartabellare i commenti, a guardare un pochino che cosa vuol dire, e da lì magari imparo anche tante cose. E questa cosa qui mi è piaciuta, ci tengo subito a precisarla, perché effettivamente l'hai detta in qualche modo anche tu pochi giorni fa, dove appunto mi è piaciuto anche quel post che hai pubblicato il primo luglio, che tieni anche in evidenza, in alto, sulla tua pagina. Ma tra l'altro poi, scusami, tutto questo non abbiamo detto come si chiama la tua pagina. Si chiama Fare Serata con Galileo. Ecco, così almeno diamo delle indicazioni, diamo delle coordinate in qualche modo, no? Perché effettivamente stiamo parlando, anch'io ero partito, ma poi non abbiamo detto, no, il protagonista di questa sera, che sì, sei tu, ma soprattutto la tua creazione. Una paginetta piccolina, che però è arrivata a un certo numero di like. A quanto siamo arrivati, Enrico? Siamo sui 108.000, se non sbaglio, comunque sopra i 100.000, per me quello è stato l'obiettivo proprio non plus ultra, perché non me lo sarei mai aspettato. Che bello quando gli ascoltatori, cioè non guardano nemmeno, sono così tanti, no, che non guardano nemmeno più i like, cioè scusa, gli ospiti, non guardano nemmeno più i like, che sì, saranno 108, dico sono 110.000 e passa, perché poi aumentano ogni minuto praticamente, e quindi diciamo che sono veramente un bel numero, nel senso che leggendo anche da questo post dell'altro giorno, mi pare abbastanza ovvio che questa pagina sia nata, correggimi se sbaglio, un annetto e mezzo fa, oppure esatto, già era sì. In cantiere. No, no, un anno e mezzo fa, perché è stata creata a dicembre, quindi più o meno un anno e mezzo, ecco, sì. E qualcuno potrebbe dire, orco, un anno e mezzo, 110 rotti mila like, sono veramente un bel numero. Al di là del numero in sé, che come dicevo anche, come dico spesso nelle varie puntate, talvolta non trasmette l'idea del lavoro che c'è dietro alla pagina e quant'altro, però effettivamente prendendolo così come numero a sé stante è veramente un bel risultato. E domanda retorica, non credo che tu ti aspettassi una roba di questo genere quando l'hai creata. No, sai, all'inizio si fa un po' per passione personale, cioè io dico sempre che ho creato una pagina che speravo di trovare su Facebook, ma che al tempo in cui l'ho creata non la trovavo, no? E quindi ho cercato di fare queste immagini che collegassero in qualche modo l'umorismo alla scienza, ma cioè, non puoi mai sapere quante persone effettivamente apprezzeranno quello che fai, se ci sono altri pazzi come te a cui piacciono sì, queste cose. Quindi sì, no, assolutamente non me lo sarei mai aspettato. Infatti, tra l'altro iniziamo subito a salutare anche il tuo seguito, i tuoi fan, perché iniziano ad addentrarsi nelle varie chat, e quindi salutiamo subito, aspetta che io sono ciecato, il computer è lontanissimo, vari saluti, adesso poi magari testa di casa ce li riporterà, dai Enrico, galileiani presenti, qua c'è di tutto, cioè già iniziano un pochino a muovere, magari dai, approfittiamo anche per dire a questi ragazzi, a questi ascoltatori di fare anche qualche domanda, magari se sono abituati a leggerti, no, di volta in volta i tuoi post, magari le tue risposte e i loro messaggi, però effettivamente forse non ti hanno neanche mai sentito dal vivo, chi lo sa? Tra poco probabilmente no, direi di no, forse solo qualcuno tramite messaggi, perché abbiamo anche una chat Telegram, cose di questo tipo, però non tanti, ecco, di sicuro. Beh, insomma, da questo punto di vista è anche bello un pochino riuscire anche a far conoscere un'altra sfera, un'altra parte di te in qualche modo, un altro punto di vista, perché sai, leggere è bello, i post ci regalano sempre tante dei bei sorrisi, però effettivamente poi la voce, ma chi è questo Enrico? Cosa fa? Chi è? A proposito, ma questo Enrico, questa pagina che ha creato immagino da solo, sì, no? La segue con una miriade di collaboratori, immagino che sono lì che ti spassano tutti i post e ti e danno... invece non è proprio così, nel senso che allora la pagina la gestisco da solo, però abbiamo un gruppo legato alla pagina, un gruppo chiuso in cui i membri stessi possono fare le loro immagini,
e da cui posso prendere appunto delle immagini e poi pubblicarle in pagina citando il creatore. E sì. per amministrare questo gruppo invece ho dei collaboratori che mi aiutano a fare ordine sui post, cancellare ciò che non va bene, accettare le richieste di iscrizione, tutte queste cose qua noiose a cui appunto mi aiutano a starci dietro, ecco. Cioè, quindi praticamente hai schiavizzato una serie di collaboratori, ma non neanche sottopagati, non pagati, immagino, per, no, bellissimo, no, scherzo, chiaramente. No, infatti tutto questo poi iniziamo anche un pochino, no, a delineare una sorta di filo conduttore tra la tua pagina e la pagina di molti altri admin e quant'altro, che effettivamente sì, l'idea è quasi sempre la loro, partono da soli, poi man mano... A volte hanno quasi condividono in qualche modo la loro creazione con altri collaboratori e quant'altro, a volte come nel tuo caso appunto insomma in qualche modo hai degli aiuti tra virgolette esterni, degli appoggi. Adesso poi comunque arriveremo anche a parlare dei fan, dei commenti che fanno, perché ne ho visti diversi. Prima però di farti tutta una serie di domande, no beh in realtà poi è una chiacchierata, prima un pochino di addentrarci ancora di più all'interno di questa pagina, di fare serata con Galileo, che anche qui ragazzi, certo, solo pensare un titolo così, Enrico, secondo me tu dovevi tornare, no? da un after, no? Una roba così, sei tornato alla disco, e tu raga, cioè dopo la fame chimica, perché c'è sempre la fame chimica, e tu raga, ma quasi quasi, e infatti guarda, io si vedo, crea una pagina così quasi, io la immagino così, poi magari mi sbaglierò, però la immagino così. Dicevo, torneremo subito dopo il primo stacco musicale a parlare di te, ma soprattutto della tua pagina. E il nostro caro Testa di Caso ci presenta in qualche modo questo artista che ha scovato, come al solito lui, in questo panorama, in questo grandissimo calderone che è jamendo.com. ricordiamo sempre che Radio Science punta a trasmettere musica indipendente oppure di artisti emergenti, e Jamendo è una piattaforma che appunto è sotto licenza Creative Commons, che come dico sempre è dispone di una licenza appunto libera e fruibile a tutti. Non so che cosa ho detto, l'ho detto anche male, ma è uguale. Mandiamo, l'artista è Black Star, il brano è Scream, quindi in pratica se il mio inglese è ancora decente tipo stella nera e poi urlo, una roba del genere, che effettivamente detta all'italiano suona male. Grazie Testo di Casa, testo nulla.
E ritorniamo in diretta sempre su radioscience.it, sempre con Social Evolution, chiaramente. E testa di caso, adesso nel fuori onda mi diceva che causa, diciamo, di squillo tecnico, ha fatto un po' la figura del pesciolino rosso, in quanto non avete sentito la sua voce. È bella questa cosa, in cui praticamente io e Enrico ascoltavamo testa di caso, che effettivamente non era considerato da nessuno, quindi avrete sentito forse un vuoto all'inizio della puntata. Pazienza, ci piace così. L'importante è che non ascoltate me, ma ascoltate Enrico, che appunto ci sta raccontando fare serata con Galileo. Insomma, eravamo partiti un pochino da come ti sei svegliato circa un anno e mezzo fa con l'idea di creare questa pagina, probabilmente penso io sotto l'abuso di psicofarmaci, e come però forse anche con i psicofarmaci si è arrivato, insomma scherzo, a 110 rotti mila like, che comunque sono un gran bel numero, soprattutto per, e qui adesso magari faccio sempre un'analisi tecnica, ma non lo è, è una cosa anzi abbastanza banale, un grande numero soprattutto considerando che non è una pagina in PD da 10 anni, ma veramente da poco tempo, se pensiamo. Sì, tanta roba, tantissime cose, ma poi andando a vedere anche la qualità, ecco, dei like, quello che più mi piace, più mi interessa, non ho fatto a meno di notare che c'è anche una bellissima interazione, non solo sui like relativi ai post, che quelli ok, ma anche sui commenti. Non ti posso nascondere che alcuni commenti, forse perché sai che non è che sia poi così dotto e colto, alcuni post magari non... mi sfuggiva, ecco, il senso, e leggendo i commenti mi sono fatto anche un'idea, e forse allacciandomi a quello che dicevi tu sulla pagina, hanno suscitato quella curiosità, quella sana curiosità che fa sì che magari imparassi in qualche modo anche qualcosa. E quindi credo che sia questo forse la... Sì, questo è anche uno degli obiettivi alla fine della pagina, no? Cercare comunque di fare delle battute, che però per chi non ci arriva subito, magari perché gli mancano delle basi o semplicemente su quell'argomento non ha studiato abbastanza, diciamo, può tranquillamente cercare di capire leggendo gli altri commenti e scoprire magari tante volte qualcosa di nuovo. Sì, e per quello che riguarda il rapporto con i fan, ti hanno mai detto, cioè ti hanno mai scritto o sui commenti o direttamente... a te, ovviamente sulla pagina, qualcosa della serie ti ringrazio che mi hai mi hai ispirato, mi hai suscitato anche la curiosità, quello che stiamo dicendo noi adesso, c'è qualcuno che in qualche modo te l'ha esternata questa cosa o al momento lo vedi solo nei commenti? Ma guarda, tra i commenti io vedo spesso persone che magari chiedono delucidazioni su una battuta, e per fortuna ci sono sempre anche tanti fan disponibili che rispondono in maniera pacata, tranquilla, senza offendere, cercando di spiegare appunto quella che è la battuta. A me direttamente non mi arrivano richieste, se intendi per posta o cose di questo tipo, ma mi arrivano comunque tanti complimenti, quello sì sicuramente, ma... richieste specifiche sulle immagini della pagina, no, quello no. Insomma, almeno da questo punto di vista, così inizio anch'io a capire un pochino come ti rapporti, no, con i fan. Faccio solo un piccolo off topic, bella questa parola che uso a caso, Flixar dalla chat di radioscience.it ci dice: la musica è una spanna superiore alle altre radio. Questo è un complimento, forse un'ironia, questo non mi è dato saperlo, quindi testa di caso io questo messaggio lo riporto direttamente a te, proprio perché sei tu che hai campionato questa serie di brani. Io non entro nel merito, quindi ironie o complimenti sono tutti... Ok, ti ringrazio che mi hai sordito in cuffia. Ritorniamo ad Enrico, che mi interessa anche di più. No, comunque dai, se non era ironico, dai, ringraziamo Flitzer per questo suo commento. Tornando invece a te, tra le varie cose che ho visto che effettivamente mi ha ricordato che questo è il periodo di macchia nera Internet Awards. Ho fatto anche la pronuncia un po' alla MTV Music Awards. Effettivamente vedo che anche tu sei presente in qualche modo c'è la possibilità di votarti, no? Sì, esatto. E come standard, che poi sinceramente questa cosa l'ho imparata oggi, no? Quindi
guardando la tua pagina. Com'è andata? Come sta andando? Ma guarda, io sinceramente non ne hai idea. No, no, nel senso, non penso neanche si possa sapere in tempo reale come stanno andando le votazioni. Io sinceramente ho preso questa opportunità perché ho visto un post simile a quello che ho fatto io su un'altra pagina e ho detto, vabbè, perché non provare a scrivere una cosa del genere anche ai miei fan. Poi, cioè, sinceramente, proprio del risultato a me non interessa tantissimo, nel senso, comunque so che ci sono tantissime pagine su Facebook e ognuno avrà le sue pagine preferite, chiaramente. Però può essere, secondo me, un bel segnale di un qualcosa che si è creato di positivo, che può piacere a delle persone. Quindi a me chiaramente farebbe molto piacere. Poi allo stesso tempo, appunto, ripeto, so che ci sono tantissime pagine più belle attive di questa, quindi insomma non me la prenderei di certo se non dovessi finire tra i primi 10 in qualche categoria, ecco. Sì, beh, diciamo che apprezzo comunque la tua umiltà, no? No, ci sono pagine più belle, no, adesso non esagero, nel senso che comunque, no, è anche bello questo, da un certo punto di vista, come tu la viva bene alla fine, perché, diciamo, conosciamo anche un pochino Enrico, no? Cioè, tu sei un ragazzo di 24 anni, no? Che più o meno, diciamo, la media, cioè come età sei nella media degli admin che abbiamo avuto qui su Social Evolution. Questo qui è un programma ormai nato un anno e mezzo fa, vado a memoria, e in quest'annetto e mezzo, di giovedì in giovedì, di puntata, chiaramente con i miei tempi, perché io talvolta sono anche molto molto lento e blando nelle cose, e, insomma, abbiamo avuto, insomma, circa una trentina di ospiti, quindi di pagine ospite qui da noi, e tra le varie cose, appunto, abbiamo avuto anche modo di conoscere, no, proprio chi si nasconde, quali sono anche le logiche del mondo Facebook, social e quant'altro. E insomma, la tua pagina ti posso garantire, non perché sei qui presente, ma ci mancherebbe, cioè, non per diciamo essere troppo ospitale, ma proprio per un discorso reale, obiettivo, che è veramente una bella pagina, perché unisce queste grandi due cose, riesce a creare un'ironia dove magari 15 anni fa o 10 anni fa a scuola non abbiamo mai capito questa ironia, no? O all'università ci è sempre sfuggita questa ironia, cioè non l'abbiamo mai vista. E invece tu, in qualche modo, tu e in qualche modo chi ti appoggia, riuscite a crearla. Quindi da questo punto di vista, tanta roba. Intanto ci dicono dalla chat di Radio Science, e comunque la Terra è piatta, ci dicono questo, quindi mi raccomando, bellissimo. Tornando a noi, che in tutto questo chiaramente io, sai che come al solito ho la mia scaletta, i miei appunti, ma come di consueto vado sempre fuori tema, mi perdo nei miei ragionamenti mentali. Abbiamo parlato di tante cose, anche dei commenti, il rapporto con i fan, mi allaccia una domanda, non una domanda, che ovviamente fa Federico, che questa sera non ha fatto, ne ha fatto un'altra. Ciao Federico, lo saluto che in chat. Nella tua pagina ho visto che hai postato Piero Angela, Alberto e Piero Angela, anzi meglio ancora, tra le varie cose, e mi è venuto in mente che noi l'abbiamo avuto ospite, così lo saluto anche, abbiamo avuto ospite l'admin di Piero Angela Noi Ti Obbediamo, ormai 8-10 mesi fa, era il 13 ottobre 2016, quindi insomma in qualche modo guardando quel post mi è venuto in mente una domanda molto banale: hai mai collaborato con altri pagine, e se sì, quali, se non sono tantissime, chiaramente? Allora, sì, sicuramente ho collaborato con altre pagine, dove per collaborazione, almeno io intendo uno scambio di immagini, nel senso ci si mette d'accordo per un giorno, una certa ora, e io, come fare serate con Galileo, pubblico un'immagine di un'altra pagina e viceversa. E questo, a dire la verità, l'ho fatto con diverse pagine, soprattutto nel primo periodo, quando comunque è difficile ottenere like, perché certo, poche persone vedono le tue immagini di fatto, quindi appoggiarsi magari a qualche pagina che ha un maggior numero di like è redditizio, perché ti conosce molta più gente. Sì. E ho cercato di collaborare comunque sempre con pagine che trattassero argomenti più o meno simili, quindi su materie scientifiche o comunque che facciano immagini sulla vita della scuola, dell'università, questo genere di cose qua. Sì, e
in tutti questi post che hai fatto, e qui invece mi allaccio sempre alla chat, a noi piace dare spazio e voce agli ascoltatori, quindi alle varie chat e quant'altro. Federico ci chiede, e quindi appunto qua mi rilacciavo, in tutti questi post, immagini e quant'altro, ce n'è uno al quale sei particolarmente legato? C'è un post preferito? Guarda, sì, c'è. Infatti ne avrei fatte un miliardo, credo, però... però ce ne sono alcune che mi rimangono in mente perché magari hanno avuto un successo particolare, hanno avuto un maggior numero di interazioni e così via, quindi ci sta. E effettivamente c'è un'immagine che ho anche riproposto 2 o 3 volte, perché sì. Io come pagina cerco di non fare mai repost, cioè mettere la stessa sì. immagine più volte col passare del tempo. Questa immagine invece l'ho messa 2 o 3 volte perché è stata la prima che è diventata virale di fatto quando la pagina non aveva ancora tanti like, ha sì. fatto tipo 1 milione di visualizzazioni, quando adesso quelle che, sì. che hanno più visualizzazioni ne hanno 300.000, 400.000, giusto per darti un'idea, sì. quindi è stata veramente una cosa forte. Esatto. Che la dico o... No, raccontaci dai tanti. Era quella che, vabbè, sicuramente i fan se la ricorderanno, è quella in cui sostanzialmente c'è una coppia in cui la ragazza dice al ragazzo di chiudere la finestra perché entra freddo, sì. e il ragazzo gli risponde... Guarda, non è il freddo a uscire, ma è il caldo a entrare, cioè, perché c'è questo sì, discorso sì, sì. Sulla termodinamica. No, infatti l'avevo vista. Sì. E la ragazza risponde, chiudi quella K di finestra, esatto. Quindi con lo zoom sulla faccia, e questa è stata proprio la prima immagine che è diventata virale, che ha fatto conoscere la pagina a tantissime persone. Quindi vedi, a volte, come spesso accade, basta che un post per far crescere esponenzialmente anche i numeri, no? Quant'altro. 22:30, la prima mezz'ora, ragazzi, è volata. Poi perché, insomma, Enrico, tu ci stai raccontando in maniera insomma, in qualche modo, col fatto che anche di scritto ci hai dato anche qualche curiosità e quant'altro, ci tiene un pochino incollato. Almeno io, nel mio caso, è volata questa mezz'oretta. E quindi inizia chiaramente la seconda parte di puntata. Io volevo chiedere, prima di ritornare a noi, se testa di caso, visto che nel fuori onda mi dicevi che ti saresti voluto prendere dello spazio alla fine della puntata, se te lo vuoi prendere adesso o taci, per se no scherzi a parte, oppure ti tengo alla fine. Dimmi tu, testa di caso. Meglio tenermi alla fine, dai, come dolcetto. Ok, per conquista risata, io spero che vado a giuro, qua ci sono dei momenti che non capisco da come abbiamo fatto ad assumersi, ma detto questo, assumerti, che poi è chiaramente un parolone, questo è ovvio. Ricordiamo sempre che Radio Science, per chi non lo sapesse, è un'associazione, oltre ad essere un network indipendente senza scopo di lucro, è anche un'associazione indipendente senza scopo di lucro, quindi tutti, anche teste di caso, in realtà danno il loro contributo. In questo caso poi in realtà noi siamo per te anche quasi terapeutici, ma va bene, chiudiamo il momento, eccetera. Allora io cosa farei? Manderei, caro testa di caso, il secondo e ultimo brano di questa sera, perché il penultimo, perché poi l'ultimissimo sarà per i titoli di coda, dopodiché ci spariamo gli ultimi 20-25 minuti, io e Enrico, senza nessuna diciamo influenza esterna, in questa chiacchierata relativamente alla sua pagina, in cui andiamo anche un pochino a capire chi è questo Enrico, che cavolo fa nella vita. Detto questo, caro testa di caso, ci ascoltiamo il secondo brano di questa sera, che me l'avevi dato, giuro che ce l'avevo sott'occhio. Lo dico io! Lo dici tu, però con un inglese, mi raccomando, di quelli, no? Della tipo... alla matriciana! Cittadino del Congo, vai pure. Loro sono sempre i Black Star con Close Your Eyes. Partito! Cioè, mi si è accapponata la pelle con questo... I lost her.
E rieccoci dopo l'ultimo stacco musicale di questa sera, in cui appunto da adesso in avanti, ragazzi, sentirete solo Enrico. Ha deciso di così enunciare un monologo in cui racconterà tutti i post. No, sto scherzando, chiaramente. I post vanno letti, vanno vissuti, vanno visti, ma perché poi ci fanno compagnia, no? Nell'arco della giornata, tiri fuori lo smartphone, te li guardi. Certo, non deve essere poi una dipendenza, una droga, perché come... talvolta, devi sapere, dico, qualche volta siamo con qualche ospite, siamo anche finiti, no, quasi a parlare, no, dei comportamenti sociologici che portano le pagine, no, di quanto anche, soprattutto i giovani, ma adesso anche i meno giovani, di quanto tempo passino a questi smartphone, che sono una grandissima invenzione, come la rete, come Facebook, come tutto, però come ogni cosa non va abusata, ma ci vuole appunto equilibrio. Non so come ci sono arrivato, ma ne esco subito. Come ne esco? Dando la parola alla chat, che, come dicevo prima, ci piace dare spazi e voce alla chat. Vedo un anonimo che ha scritto: chiudi la finestra, e Siede Sarat dice: come dimenticarsela, eccetera. E sempre quest'ultimo ci chiede: farai un merchandise? Farai merchandising, Enrico, con questa pagina? E nei progetti? Boh. Diciamo che è nei progetti, nel senso che già più di una persona mi è venuto a chiedere se sono in programma delle magliette o cose, sì, di questo tipo, e posso annunciare che una ragazza sta già lavorando per modernizzare il logo della pagina, e, sì, e quindi magari in prospettiva anche progettare dei design per delle magliette, quindi questo sicuramente è una cosa a cui sto pensando, però non penso per insomma dopodomani, ecco, per un futuro. Insomma, comunque già il fatto che ci sia non dico un progetto, però comunque un'idea di fare, sì, qualcosa, sì. Chiaramente hai schiavizzato un'altra collaboratrice, quindi, esatto, tu ovunque vai... il mio lavoro non è gestire una pagina, esatto, è schiavizzare altre persone. Sì, cioè, capito? Quando parlano, no, dei precari, tu sei il fatto, tu sei il capitalista praticamente, tu volte a casa e risulta, no, vabbè, scherzo. No, però effettivamente da questo punto di vista, dai, la rete poi porta anche a questo, né? Ci piace anche così. Ogni tanto ho sempre dei rumori in chat, sì, Federico ci chiede: quanti siete a gestire la pagina? Vabbè, l'abbiamo detto all'inizio poi, no? Nel senso che di fatti sei tu che la gestisci, e esatto, poi hai e ti avvali. Ho 4 collaboratori, sì, esatto. Esattamente. E quindi, insomma, dai, abbiamo risposto anche. Ah, vedo che sempre dalla chat, poi dopo ritorniamo a noi. Frizzer dice: poi portachiavi, cappellini e sciarpe firmate Galileo. Fantastico. Ma lui è uno dei collaboratori, tra parentesi. Vabbè, non so perché l'avevo inserito. Lui ne sa di sicuro, ecco. Okay, lui è molto sul pezzo. E tra l'altro adesso poi devi anche stare attento, sai che oggi come oggi, soprattutto in questo paese, se fai una cosa che può portare in qualche modo, che può essere redditizia, c'è sempre qualcuno che si frappone, no? Se tu insomma parti con Galileo, poi vedrai qualche discendente che inizierà a richiedere qualcosa, non so che ha qualche royalty o non so che altro. Quindi insomma stai all'occhio su queste cose, così te lo dico Va bene, staremo tutti attenti. State attentissimi. No, anche se poi di fatti poi Galileo, diciamo la verità, è patrimonio dell'umanità, non è mica poi. Detto questo, ma quanta roba mi hai detto? Ma Enrico... E io ho accennato qualcosa, che è la tua età, il tuo nome e basta. Ma tu cosa fai nella vita? Io studio ingegneria dei materiali a Padova e sono all'ultimo anno, e appunto per la laurea magistrale, quindi sì, manca poco, ecco, e finisco anche questa. E sarai ufficialmente quindi dipendente a tempo infinito con fare serate con Galileo? No, esatto. Per quello che riguarda appunto questa pagina, che come dicevi insomma sta dando tante soddisfazioni, vedo che hai messo insomma in cantiere delle cosucce, hai dei progetti futuri per la pagina, cosa pensi di fare? Così, ecco, in qualche modo ho dato la parola anche a Federico, che l'ha scritto in chat. Ma guarda, sicuramente quello delle magliette è uno degli obiettivi futuri. Dopodiché, sinceramente, secondo me adesso la pagina va bene così com'è, abbiamo un gruppo bellissimo, sta creando una comunità
ogni giorno accogliamo un centinaio di persone nuove, quindi si sta espandendo tuttora. Abbiamo una chat Telegram in cui la gente può fare conoscenza e per ora non ci sono grossi cambiamenti in vista, ecco. Cioè, cerchiamo già, in realtà già garantire un tot di post a settimana non è che sia infatti un gioco da ragazzi, quindi già questo in realtà mantenerlo è un impegno. Già. Sì, non è facile perché almeno personalmente dopo un anno e mezzo che comunque si cercano battute possibili cominciano a ripetersi comunque sempre gli stessi argomenti, quindi anche questo non è facile, ecco, sicuramente. Infatti, infatti è una cosa che poi chiedo sempre, no, nell'arco delle puntate, questa sera mi è un po' sfuggita perché abbiamo parlato anche di tante altre cose, effettivamente l'apporto che bisogna dare sia in termini di tempo e anche di idee, di creatività, di fantasia, perché effettivamente non è che poi come se le pagine tematiche anche loro a un certo punto vanno in difficoltà, no? Allora devono mischiare per argomenti, fare qualcosa. Detto questo, scusami questa pausa, non stavo svenendo, ma semplicemente stavo leggendo la chat, perché questa sera, sai cosa ho fatto? Per non usare il microfono, cosa che ho fatto anche la settimana scorsa, ho messo il terminale PC un po' troppo lontano e mi rendo conto che, per quanto io mi ritenga giovane, il PC non lo leggo più. Dicevo, un anonimo sempre dalla chat ci dice: se uno volesse partecipare alla chat Telegram, come funziona? Vedi, c'è qualcuno vuole una raccomandazione qui. Ma cioè, tranquillamente può entrare chiunque, in realtà, cioè, basta scrivere un messaggio privato alla pagina, io gli giro il link della chat, questo per evitare che, perché magari faccio un controllo veloce sul profilo, che non entrino fake o cose di questo tipo, però è assolutamente libera, al momento ci sono 440 persone, quindi sì, insomma, non c'è un'elite o cose di questo tipo. Ok, senti, anche la chat, pagina, social, c'hai tutto, avete anche un sito web o altri social, siete sbarcati su, che ne so, Instagram, Twitter? Allora, ecco, questo potrebbe essere in realtà un obiettivo per il futuro, nel senso che è stato creato solo un profilo Instagram, però in realtà non lo utilizziamo molto. E c'era stata una mezza idea di creare un account Twitter, però non l'abbiamo più fatto, e invece il sito non è stata neanche mai buttata là l'idea, anche perché penso che sia un impegno ancora maggiore, quindi per il momento quello no. Fare cose più tranquille, come può essere un Instagram o un Twitter, quello sì, in effetti ci potremo lavorare di più, e per garantire anche un pubblico diverso. Quella potrebbe essere una cosa da fare nel futuro prossimo. Ti dirò, guarda, da questo punto di vista adesso non voglio, ci mancherebbe, lungi da me dare insegnamenti, cosa che non ne sarei neanche in grado, ma quello che ho imparato di recente, forse la settimana scorsa direi, o due settimane fa, adesso faccio confusione, sai com'è? Anche l'ora non aiuta. Instagram, ho sentito che ha regalato soddisfazioni a uno degli ospiti, a uno degli ospiti di questo programma ci raccontava che Instagram ha dato soddisfazioni molto più di quanto si aspettassero gli admin della pagina, che chiaramente non mi ricordo il nome, chiedo venia. Quindi paradossalmente, ecco, forse Instagram potrebbe essere sì una bella idea, perché come dicevi anche tu, il sito web bello tutto, però di fatto poi quello che fai va anche gestito, seguito, eccetera. Instagram magari può essere anche l'apporto dal punto di vista di fatica, di impegno e di energie, forse può dare l'apporto che dai, può avere un bel ritorno in termini di soddisfazione. E poi soprattutto perché sono comunque immagini, quindi non c'è da fare un altro lavoro dietro. Esatto, cioè si sposa benissimo con ciò che già fate, quindi effettivamente solo discorso di gestione. Perfetto, tanta roba, tanta roba. Chiaramente, generalmente, forse qualcuno si aspettava che io dessi la parola a testa di caso, perché io in qualche modo devi sapere che durante la puntata do sempre la parola, più che altro a metà trasmissione, o a Saiuz, che generalmente lui è il regista, è lui che cura la parte tecnica, o in questo caso a testa di caso, scusate il gioco di parole, che appunto nelle ultime settimane si è avvicendato a Saiuz. Però mi dicevi tu, testa di caso, che non volevi intervenire perché ti vergognavi, no? Nel senso, hai detto no, non sono abbastanza
non sono culturalmente elevato per fare una domanda ad Enrico questa sera, ma se la vuoi fare, falla pure, o se no io vado avanti. Dimmi pure, testa di caso. Sono timido, sono molto timido. Vabbè. Sì, vabbè, io non so perché poi la cosa, il problema non sei tu, sono io che ti rivolgo le parole, capisci? Cioè, in un certo punto dovrei dimenticarmi di te e te dovremmo comunicare solo via messaggio. Andiamo avanti, che va bene. No, col segnale di fumo, piccione viaggiatore. Ok, perfetto. Io non capisco perché ti stia parlando. È il masochismo questo che in qualche modo mi condiziona. Va bene, tornando invece a noi. Senti, tu non sei solamente un admin, no? Non sei solo un amministratore di una grande pagina, del grande inteso proprio come per quello che state facendo. Ma sei anche un utente, nel senso che immagino che come tutti noi seguirai. Ti piaceranno, insomma, delle pagine su Facebook o anche Twitter, magari, o non so che altro, Instagram, e chi più ne ha più ne metta. E se dovessi consigliarmi qualche pagina, o anche una sola, qualche pagina da così da portare qui su Social Evolution, chi mi consiglieresti? Ma guarda, io sono abbastanza mainstream sulle pagine che seguo su Facebook, sì. Quindi seguo quelle che segue la maggior parte dell'utenza, sì. Facebook, immagino. Quindi magari quella più legata agli argomenti che tratto io possono essere ingegneria del suicidio, può essere il super uovo, può essere Irreverent Italian Memes. Direi queste tre sono tra le tre che tra quelle che seguo di più in generale anche. Poi chiaramente ci sono tutte le altre che trattano argomenti completamente diversi che... Sì, insomma, non ha molto senso che te le dica in questo momento. No, vabbè, anche perché mi hai già, diciamo, sciorinato due o tre pagine che sono... Tra l'altro non le conoscevo, ti dico la verità, e allora adesso me le sono appuntate mentre lo dicevi, che così, in mezzo a tutte le altre che mi sono appuntato ultimamente, ma che tra una cosa e l'altra non ho ancora contattato, diciamo che così mi sto già mettendo avanti, capito, per chiaramente se ci piaceranno, ma sicuramente sarà così, mi sto già mettendo avanti per il dopo per settembre, diciamo così, settembre-ottobre, perché dovete sapere, lo dico anche a te, ma lo dico agli ascoltatori, lo dico a testa di caso, che forse ancora non glielo ho comunicato, questa qui sarà probabilmente, salvo imprevisti, la penultima puntata prima della sosta, prima della pausa estiva, e l'ultima quindi no! Sarà veramente ok, perfetto, l'ultimo, dicevo, perché? Non so. Se tu mi urli nella cuffia io poi non ci sento, non ci vedo, poi non ci sento, è un disastro, e non vedo, non sento, non parlo. Dicevo, l'ultima sarà quindi settimana prossima, è giovedì il 20 luglio, chiaramente l'ospite come al solito non ve lo dico, lo scoprirete in questi giorni sulla pagina Facebook di Radio Science, ma non lo dici mai. Ok, bello che tu dai sempre dei bei contributi comunque a questa trasmissione, testa di caso, che belle cose. E quindi diciamo che da questo punto di vista il programma, appunto, avrà la consueta pausa estiva. Ripartiremo a settembre, colgo anche l'occasione di dire che a settembre saremo presso, cioè, saremo ospiti, mi sto già impappinando, sempre a quest'ora ho sempre questo problema di impappinamento vario, saremo ospiti presso la città di Faenza, proprio la città che ci ospita, al MEI, il meeting delle etichette indipendenti, che negli anni ha cambiato mille nome, tra cui Super Sound, bellissima manifestazione canora, dove noi, che ormai ogni anno siamo presenti con il nostro bello stand, sabato e domenica. Di che giorno adesso poi ve lo dirò la settimana prossima, ma tutte queste informazioni comunque le troverete successivamente. E chiaramente saremo presenti anche, se non sbaglio, terza domenica di settembre, alla giornata delle idee di Mantova, che ormai siamo diventati ospiti fissi. Ci danno, pensa, una baracchina tutta nostra su questo lungo lago di Mantova, e quindi insomma da questo punto di vista ci divertiremo. Lungo lago o lungo fiume? Un lapso, il lungo fiume, sì, perché il Mincio. Detto questo, finito con le mie postille anche geografiche, ritorniamo, ormai siamo quasi titoli di coda, Enrico, ci hai raccontato un bel po' di roba, come è partito, come sta andando, cosa anche vorresti fare, vorreste, perché a questo punto siamo il plurale, non sei più da solo, che ti piacciono, hai creato una... Ma va bene, sì, per carità. Hai creato un mostro, lo sai, da questo punto di vista, quindi ci è piaciuto avere, diciamo, ospite
un admin, ma soprattutto una pagina che unisse, come dicevo anche all'inizio, no, questi due grandi temi che sono veramente diametralmente opposti, però insomma ci vuole anche un briciolo di follia, se vogliamo, per creare questo. Quando tu sei partito con questa idea, vabbè, immagino che avrei condiviso subito con gli amici, con i compagni di università, con non so altro, questa tua creazione, credo, no? Oppure le in realtà, sì, in realtà pochi perché comunque... Ti vergognavi, non... forse. Ma anche perché non si sa mai come va a finire, sai, i primi tempi è una cosa che fai così per svago, personale, cioè, non è una cosa neanche che vai a dire in giro, secondo me. Poi, chiaramente... è cresciuta molto in fretta, come dicevi anche tu, perché in un anno e mezzo più di 100.000 persone sono tante. Quindi all'inizio veramente non me ne sono quasi neanche reso conto che stesse crescendo così velocemente. Quindi sì, no, in realtà non è stata una cosa che ho detto proprio velocemente a tutti. Quindi sì, da questo punto di vista è aspettato. Sappiamo, una volta abbiamo avuto ospite una pagina che parlava di pubblicità. Loro erano proprio degli agenti pubblicitari e loro nel loro ufficio, no, all'interno anche del loro ambiente di lavoro, tutti seguivano la loro pagina, ma nessuno sapeva che gli admin ce l'avevano, no, a pochi passi da loro, no? È bella questa cosa di come uno volendo potrebbe anche mantenere l'anonimato tutta la vita, ormai tu ti sei, passami te, mi hai sputtanato, quindi non puoi più farlo. Esatto. Detto questo, mi piace mettere sempre un po' di colore alla fine. Senti, Fritzler ci dice: ci sono una scheda di 18.000 galileiani al seguito. Esatto, è il gruppo dove appunto i membri possono fare le loro immagini, ma dove vengono fuori anche tante discussioni serie interessanti. Quindi c'è questo binomio anche nel gruppo di cercare di collegare sia qualcosa che può far ridere a sì, effettivamente imparare qualcosa di utile sugli argomenti che possono interessare, sì, in generale, che possono capire anche tante persone. Sì, no, infatti è quello che abbiamo anche detto nel corso della puntata. Un anonimo che tra l'altro ci ha già scritto diverse volte questa sera, se non sbaglio, ci chiede una cosa molto semplice, che può essere banale, ma effettivamente poi forse non lo è: ma tu cerchi collaboratori? Perché abbiamo detto che ne hai, ma adesso ne vuoi dei nuovi, ne vuoi ancora, vuoi crescere anche da quel punto di vista, o al momento la formazione è composta bene? Guarda, al momento per la pagina riesco tranquillamente a gestirla da solo. Per il gruppo, come ti ho detto, ci sono già 4 persone che mi aiutano e mi trovo benissimo con loro, quindi direi al momento no. Però se c'è qualcuno che... diciamo si sente bravo nel creare immagini, pensa di avere quel qualcosa in più nel creare delle battute divertenti o cose di questo tipo, sicuramente c'è la possibilità di farlo entrare nella squadra. Ecco, quello è poco ma sicuro. Cioè, quello che è importante, che dico sempre, è cercare l'originalità, perché sì, anche nel gruppo vedo comunque tante persone che si fanno immagini ma su argomenti piuttosto limitati, e mentre se si vuole diventare anche una pagina, secondo me, di questa portata, bisogna cercare l'originalità, perché sennò si finisce a fare sempre le stesse immagini e dopo un po' stufano. Esatto, sì, da questo punto di vista, vabbè, dirò una banalità, ma sono pienamente d'accordo. Ma cavolo, non so, guardavo l'orologio perché mi ero dimenticato che nel fuori onda poi testa di casa mi aveva chiesto, volevo udienza e io la diamo adesso, che dici? Ma sì, te la diamo al volo, testa di casa, prima di saluti finali. Vorrei dare qualche nota tecnica che prima, per problemi tecnici, non sei riuscito a dare, quindi dai, prenditi questi pochi istanti, testolina, dici pure cosa volevi. Ma ti fare. Ringrazio sia per la testolina. E perché questa testolina, ok? Basta, parli troppo, zittisciti. Oh, ok. Dai, scherzo, lo sai che ti voglio bene a modo mio, ma è così. Io ti ringrazio per avermi dato la parola nuovamente, e chiedo scusa comunque a tutti i radioascoltatori per il problema iniziale che ho avuto io personalmente. In pratica, il mio computer nella testa, ma anche testa. Il mio computer è pigro, è accaldato e ha deciso, no, non aveva voglia tanto di lavorare.
Ergo, per cui non mi si era sentito. Volevo fare il solito saluto iniziale delle varie web radio che ci rimandano il segnale, come dice qualcuno, che sono appunto Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismon di Libri da Salgareda in provincia di Treviso, abbiamo Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana appunto dalla Valdichiana e Modena New Radio sempre da Modena. Ci si sta seguendo, cioè chi già lo sta facendo, sul sito di www.radioscience.it e sulla nostra pagina Facebook, sempre di Radio Science. E come dicevo, abbiamo anche altre web TV sperimentali, che sono appunto quella di Dailymotion, Vogue Live e Ustream. Ti piace, come l'ho detto? Ustream mi sembra tipo, non so, tipo un quartiere di non ho detto Scampi, qualcosa di sconcio, quindi... Dove abita Ustream? No, ok, senti, ok. Ma mi ricorda quei quartieri olandesi, no? Esatto. Tipo sì, da Amsterdam. Ok, appunto, ti sei fatto una... Dicevo, va bene, siamo, ragazzi, giunti ai titoli di coda, praticamente, di questa puntata, di questa bella puntata. Scusami, toc, solo un'ultima cosa. Macchella. C'è, invece, una... non è una domanda, più che altro quanto c'è un post in particolare, sembra abbastanza, effettivamente, come dire, banale, però che, quando lo vedo, mi fa ridere, fondamentalmente. Quella sull'insetto dove dice fanculo i libri, hanno bisogno di me, cioè la leggo in un determinato modo e poi vedo questo, non saprei se questa sorta di coleottero che spicca il volo con tutta tranquillità verso nuove avventure, okay, tanto salvare qualche donzella. Il coleottero, sul coleottero che spicca il volo e appunto a salvare le donzelle, secondo testo di caso, io direi che possiamo avvicinarci, ecco, diciamo così, dirigerci verso i titoli di coda. Quindi io, Carrico, ti passo la parola proprio perché immagino che vorrai salutare tutti gli ascoltatori, ma soprattutto i tuoi fan che questa sera ci hanno accompagnato e soprattutto quelli che vi accompagnano e ti accompagnano nell'arco della quotidianità con la tua pagina. Quindi ti lascio poi la parola, poi rimani con noi, che chiaramente anche noi, insomma, in qualche modo dobbiamo e vogliamo salutare gli ascoltatori. Vai pure, Enrico. Certo, sì, ringrazio tutti i fan che hanno creduto nella pagina e che seguono ancora giorno per giorno i post, e a partire dai primi agli ultimi che hanno messo mi piace magari questa sera, e ringrazio quelli che ovviamente hanno perso questa oretta per ascoltare o per fare delle domande nella chat. E voglio ringraziare anche i miei quattro collaboratori, che anche se li schiavizzo un po' gli voglio molto bene, che sono Filippo, Elisa, Mattias e Antonio. Quindi ciao a loro e grazie per il supporto che mi date per il gruppo, e ovviamente saluto tutti i galileiani. Perfetto, perfetto. Passo la parola quindi a testa di caso, che immagino che i tuoi saluti saranno telegrafici, visto che hai già detto tutto poco fa e anche di più. Prego, testolina. Ti ringrazio. Anch'io mi accordo ai ringraziamenti a tutti quanti, a chi ci ha seguito, a tutto il condominio di Radio Science, come dice appunto il buon Science, e ovviamente anche al nostro ospite per essere stato qui con noi e averci aiutato in questa puntata. Okay, Perfetto, allora dai, siamo veramente quasi oltre, siamo ai supplementari, quindi dai, ti saluto Enrico, ti ringrazio innanzitutto per la disponibilità e anche perché questa sera, insomma, ci hai raccontato tante cose. Grazie a questo punto, l'opportunità. Esatto, a questo punto mi viene da dire solo due cose, nel senso, la prima è che credo che i tuoi fan aspettino solamente un raduno a questo punto, che farete... perché giustamente a questo punto solo quello, perché farete penso a Pisa, perché no, questa è un'altra di quelle cose che ogni tanto saltano fuori fare un raduno. L'unica cosa è cercare una città che vada bene a tutti, anche là, perché non è proprio semplice. Se l'ideale sarebbe, no, come inno che mi pare fosse di Pisa, ma chiaramente le mie conoscenze e la mia cultura talvolta lacuna e latita, anzi, e per quello che riguarda invece l'ultima nota tecnica che do, questa puntata, chiaramente come tutte le puntate di Radio Science, in particolare di Social Evolution, la ritrovate oltre che sul podcast banalmente di Facebook, che si chiuderà quindi tra pochi istanti, sarà già disponibile sulla pagina Facebook di Radio Science.
disponibile e condivisibile. La trovate chiaramente anche nella playlist, nel podcast vero e proprio, che è quello che è presente sia su radiosize.it ma soprattutto su YouTube. Quindi chiaramente il podcast di YouTube ci mette sempre un paio di giorni a caricarsi perché c'ha i suoi tempi biblici. Detto questo, io grazie ancora, grazie a tutti, grazie a Testa di Caso che questa sera ha reso possibile tutto ciò, grazie a Radio Saiz e quindi a Saiz che, ripeto, all'interno del suo palinsesto non ha solo questi programmi come il nostro, che comunque bello, carino, comunque leggero, perché affrontiamo, insomma, è una bella chiacchierata che passiamo come se fossimo al bar, ma c'è anche all'interno, dicevo, del suo palinsesto, della sua normale programmazione, molti altri programmi decisamente più impegnati del nostro, che consiglio veramente di andare a trovare e vedere sempre su radiosize.it. Vedo che dalla chat molti inneggiano al raduno. Vedo, raduno, quindi io direi che a questo punto io e te, chiaro Enrico, ci risentiremo successivamente, non so quando, magari tra un anno, tra due, tra tre, e vedremo un pochino dove sarete, sarai arrivato e se avrete fatto questo benedetto raduno, perché vi inviterò chiaramente raduno. E certo, vabbè, cioè noi sai che andiamo dove si passerà tutti insieme. Giusto, si fa serata tutti insieme. Con questa frase, si fa serata tutti insieme. Io vi saluto quindi anche gli ascoltatori. Ci riaggiorniamo quindi al giovedì prossimo, giovedì 20 luglio, dove probabilmente, salvo imprevisti, salvo che Testa di Caso noi vengano a scoppolone, saremo presenti per l'ultima puntata prima della pausa estiva. Grazie ancora Enrico, buonanotte a tutti e facciamo serata con Galileo. Ciao! Ciao a tutti! E l'ultimo brano si chiama Love Passion e sono sempre loro, i Black Star. Buonanotte!